Un fiume umano di giovani, comitati, associazioni e sindacati ha attraversato la città di Napoli, scelta come piazza principale della 27ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno contro le mafie e quest'anno anche contro la guerra in Ucraina. Pace e giustizia, le parole chiave di un evento che ha visto la partecipazione di oltre 20.000 persone, 300 pullman arrivati da tutta Italia, altri in nave da Sicilia e Sardegna. In testa al corteo partito da Piazza Garibaldi, i familiari delle vittime innocenti di mafia e camorra. In 40 anni si contano 1.075 vite spezzate dalla violenza dei clan che mette a tacere le voci libere con sentenze di morte. Siamo morti 10 anni fa noi. Sono stati tutti quanti chi allergasse, tutti quanti presi sono stati tutti. È mio cognato, fratello di mio marito. 32 anni è stato ammazzato dalla camorra perché non ci siamo piegati al pizzo. Mio fratello? Sì, lui per difendere la fidanzata l'hanno ucciso. Tonino, mio fratello, aveva 27 anni quando è stato ucciso ed era un cuoco, uno scout e un sindacalista della CGIL. Il monito di Don Ciotti. Abbiamo bisogno di giustizia sociale e ambientale, ha detto. La solidarietà non basta più. Perché il problema delle mafie, della violenza criminale e mafiosa, è un problema serio, perché mafia e corruzione sono dei parassiti che mangiano la società, la impoveriscono da di dentro. Allora c'è meno attenzione e invece sono ancora più forti, hanno tanto denaro da investire. Durante il Covid la variante più pericolosa è stata proprio quella della criminalità.